Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix, come sempre. Oggi siamo tornati sul mio canale per parlare sempre di Abarth, per la precisione della mitica 500 Abarth. Ormai sappiamo che la 500 ha fatto storia, no? Io quindi mi sono scaricato due cosucce da internet. Spero di non starci molto perché non mi voglio prendere troppo tempo. Ho giusto preso due appunti, così. Allora, come vi ho già detto, parleremo della 500 Abarth. Spero che vi piaccia. Scusate, ho il ventilatore acceso perché sto morendo di caldo qua, quindi il foglio va un po' per gli affari suoi. Comunque, diciamo subito che la 500 è stata prodotta negli anni 50 e 60, quindi parliamo quella vecchia, quella tutta bella, piccolina, tonda, che per farla andare avanti dovevi fare la doppietta, no? Era proprio fantastica. E dopo, pensate, dopo 50 anni, quindi nel 2007, viene riprodotta più o meno con la linea di 50 anni fa, quindi tutta tondeggiante, anche gli interni, il cruscotto abbastanza sinuoso, tutto quanto. E anzi, vi metterò poi la foto, quella di adesso. E mi ricordo che praticamente qui a Torino ci fu ci fu anche una festa dove praticamente nel centro di Torino avevano fatto questa festa della nuova 500 e avevano fatto, mi sembra, fuochi d'artificio. Io l'ho vista per televisione, non ero lì perché c'era bordello, e è stata una cosa veramente molto bella da vedere, molto carina come è stata presentata la nuova 500. Da lì poi ovviamente sono entrati in produzione e devo dire che ha avuto, secondo me, anche abbastanza successo, perché ormai di 500 ne vediamo dappertutto, di tutti i modelli, perché hanno fatto vari modelli. E poi cosa è successo? È nata la nuova 500 ed è nata la 500 Abarth da 135 cavalli. Diciamo quella base, perché è quella la prima che era uscita. Si poteva mettere il kit SS, quindi diventava fino a 160 cavalli, un po' come la grande punto Abarth da 155, con il kit SS arrivava a 180 cavalli. Anche questa, se non ricordo male, ha allo sport, al tastino dello sport, che praticamente il motore diventa più accattivante, al tastino del un attimo che ve lo dico subito, non mi ricordo se l'ho scritto. Comunque ha un tastino dove ha qua dice il tasto TTC, che sprigiona i suoi 135 cavalli a terra e la mantiene più stabile, ovviamente con cerchi adeguati da 16, e le misure sono 195-45. E poi dice che poi la cosa figa di questa macchina, diciamo, perché la mia non ce l'ha, oltre che avere un kit estetico secondo me comunque molto figo, perché i paraurti sono più allargati, sono modificati con delle prese d'aria, quindi vanno, queste prese d'aria sono all'altezza dei dischi, dei freni, quindi vanno a raffreddare l'impianto frenante, perché ha un impianto frenante non da poco e deve comunque raffreddare bene i dischi. Invece la Punto non ha le prese d'aria, invece la Evo Abarth, che poi ci sarà il video anche di quella, quindi iscrivetevi al canale per non perderlo, e ha le prese d'aria, se non ricordo male, solo sul paraurti posteriore, non mi ricordo, forse anche davanti, non mi ricordo, dietro sono sicuro che ce l'ha. Comunque le prese d'aria servono per andare a raffreddare i freni.
perché comunque sono di alte prestazioni l'impianto frenante. E dicevo che la cosa molto particolare di questa macchina è che anche ha un sensore, diciamo, che ti dice lei come consumare di meno, cioè ti dice quando cambiare marcia. Sul display del contachilometri ti viene da quando tu metti la prima, lei ti dice metti la seconda, tu metti la seconda. Praticamente ti, in base penso ai giri della macchina, lei ti dice è ora di cambiare marcia, così ti fa ridurre anche i consumi, anche perché come ben sappiamo, come la mia grande punto Abarth, ma anche la 500, i consumi non sono da poco. Poi si sa, dipende anche da uno come guida, perché se io ho il piede pesante è ovvio che a me un pieno di benzina mi dura, che ne so, 2 o 3 giorni. Se vai tranquillo ti dura un po' di più, però quando hai una macchina di certe prestazioni, non dico che devi fare il pazzo in città, perché devi mantenere la velocità consentita, devi fare attenzione, però comunque quando hai una macchina così ti diverti un pochettino, ecco, diciamo sta cosa qua, ti diverti un pochettino, sai che hai la macchina che può spingere un po' e vedi la benzina che va giù. Purtroppo sono macchine a motore spinto, ma non solo queste, però devi già sapere dell'idea cosa stai comprando e te ne devi fregare dei consumi, sai che la macchina è così, ti diverti e boh. L'abitacolo, ragazzi, è omologato per 4, quindi diciamo che sì, è omologato per 4, quindi 2 davanti, 2 dietro. Peccato che chi sta dietro, se già uno come me piccolino, ci può anche stare, ci sta tra virgolette comodo, ma già una persona che ne so, alta 1,70, un po' in carne così, fa fatica, perché poi comunque può anche capitare che quello che sta davanti dal passeggero è alto, quindi lui deve portare il sedile indietro, e anche se ci dovessi stare io che sono piccolino e sto dietro, io mi trovo il sedile davanti in bocca, per dire, perché non, la macchina è corta, è piccolina, non c'è tanto spazio. Però ragazzi, voi pensate, 135 cavalli o 160, dipende da quello che uno vuole fare, se montare il kit o meno, 135 cavalli su una macchina veramente piccola sono tanta roba, cioè io l'ho provata, ci sono salito perché era di un mio amico, anzi lo saluto, ciao Alessio, se stai guardando questo video ti saluto, e anzi fammi un commento qua sotto se stai guardando questo video. E lui aveva la 500 Abarth portata a 160 cavalli e vi dico ragazzi che non ce n'era, l'abbiamo provata e appena accelerava ti incollava il sedile, cioè bestiale. Poi lo scarico doppio che senti proprio che barbota e fa boh boh boh, cioè è una roba ragazzi senza senso, veramente. Io sono sincero, preferisco la grande punto perché è un'altra linea, più lunga, più grande, tutto quanto, però anche la 500 non è male. Poi hanno fatto le versioni successive, cioè la Tributo Ferrari, mi sembra anche la Maserati, hanno fatto anche la Biposto. Io ero andato a vederla qui al concessionario Spazio, che ce l'avevano lì in esposizione, però sinceramente per me quella era un po' una cavolata, perché una 500 Abarth biposto, quindi ci stavano solo 2 persone, dietro se non ricordo male aveva tutti i roll bar, i tubi, quelli che mettono sulle macchine da corsa, che se capita che la macchina si capotta non si schiaccia, ok? Ed era per uso stradale, ma quella macchina lì mi sembra, non voglio dire una cavolata, se girava i 200 cavalli, giù di lì comunque. Adesso se poi mi ricordo, cerco qualcosa su internet e ve lo metto qua da qualche parte, di quanti cavalli aveva.
Però su una macchina così può anche avere l'impianto frenante come si deve, tutto, però è sempre una macchina piccola. Se prendi una curva male, veramente ti ribalti. Cioè, può anche avere l'assetto, tutto quello che vuoi, però è sempre, alla fine diventa un proiettile sta macchina. Però io ti dico, vi dico, 135-160 cavalli. Tanta roba. E poi hanno fatto, come vi dicevo, la 595, anche la 695, posso, mi sbaglio forse, la 595 di sicuro. Comunque hanno fatto diversi tributi, ne hanno fatti di tutti i colori. Invece la Punto si è fermata alla Punto Evo. La Punto Evo dovrebbe essere arrivata già con 100 80 cavalli, mi sembra, già 180 cavalli, è uscita già con 180 cavalli. Invece la mia di base ne aveva 135 con la modifica 160, 180. E poi, però adesso mi viene un dubbio, perché poi c'è stata un'altra versione della Punto Evo che è arrivata a 160 e poi la Evo a 180. Se dico qualcosa di errato, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti, perché adesso della Evo non ho ancora qualche documentazione, sto andando a memoria. Quindi voi, ragazzi, nei commenti ditemi la vostra, ditemi com'era la situazione con le varie Punto e i vari modelli delle 500, ok? Così, tra virgolette, sono informato anch'io di più. Quindi mi sembra di aver detto tutto, che, ovviamente questa ha 5 marce, non è come la mia a 6, abbiamo detto che ha anche il tasto dello sport, come anche la grande Punto. Boh, i sedili sono tipo avvolgenti, quelli sportivi, che ti tengono comunque saldo bene nel posto di guida o nel posto del passeggero, che potrebbero essere scomodi per una persona un po' in carne. Ripeto, una persona come me, piccolina, ci sta. Io nella mia, che ho i sedili avvolgenti, ci sto bene. Una persona, già come un altro mio amico, che è alto ed è un po' grosso, che è grosso, robusto, fa fatica, mi dice che è scomoda, ma perché secondo me lui, essendo alto e robusto, non sta seduto bene, tutto lì. Purtroppo sono macchine così. Ovviamente non la va a prendere uno che pesa, che ne so, più di 100 kg, perché se sei alto e grosso non ci stai. La prende uno magrolino, la prova, vede se ci sta e poi deve vedere lui cosa fare. Io l'avevo provata, mi è piaciuta, ci stavo benissimo, me la sono presa. Tutto lì. Dipende dalle situazioni di chi la vuole comprare. Boh, penso di aver detto tutto, ragazzi. Il tasto del TTC ve l'ho detto, che sprigiona tutti i cavalli a terra per una buona stabilità. Boh, le gomme ve le ho dette, che monta 195, 45, 16. E boh, adesso parliamo però questa era una scheda tecnica così, adesso c'è proprio la scheda tecnica, quella vera e propria, che ho sempre preso da Intema, due cosucce. Allora, velocità massima dichiarata, dichiarata, siamo sui 205 km all'ora, a differenza della Punto che siamo sui 215, 220, perché vi ricordo che qua è 135 cavalli, e io sto parlando adesso della 135 cavalli. I consumi dichiarati, però a me fa strano, dicono gli 11,8 km al litro. A me fa strano, perché la mia c'era scritto che consumava gli 8, qua gli 11, boh, vabbè. I fuori città, sempre dichiarati, i 18, in autostrada
gli 11 ma non sono dichiarati, poi i freni a quelli anteriori sono a disco autoventilati, quindi come vi dicevo per quello hanno anche le prese d'aria sui paraurti perché devono andare a raffreddare di brutto i dischi, e invece quelli posteriori sono i dischi normali e boh, quindi ragazzi, una cosa che mi sono dimenticato, ovviamente è come motore stiamo parlando di un 1416 valvole turbo Euro 4, come la mia Euro 4, ok? Il motore è quello, anche la mia è 1416 valvole T-Jet Euro 4, solo che questo è un 5 marce, la mia 6. Boh, però il motore è lì. Quindi ragazzi, anche questo video spero che vi sia piaciuto, se vi è stato di vostro gradimento mi farebbe piacere se vi iscrivete al canale, così siete sempre aggiornati su questo tipo di video, poi io comunque metto anche altre cose in generale, perché io, come ripeto sempre, il canale è basato su tutto, non solo su motori ma anche video divertenti, video che faccio fuori, un po' di tutto. Adesso sto cercando di mantenermi con i video un po' stabili, sto cercando di fare ogni lunedì, far uscire un video alle ore 19. Non è facile perché le idee devo sempre, oltre che il mio lavoro attuale, mi devo anche inventare dei video, quindi non è semplice. Voi comunque rimanete dell'idea che tutti i lunedì alle ore 19 escono i miei video. Se purtroppo alle ore 19 del lunedì non esce, è perché o sono in preparazione e non ce l'ho fatta, o perché comunque ogni tanto può capitare che sono a corto di idee, perché purtroppo tra il lavoro normale e YouTube è un po' un casino a collegare le due cose. Comunque, se vi è piaciuto questo video, vi ripeto di iscrivervi al canale qua sotto, lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi anche sul social, ok? Che troverete poi alla fine di questo video. Ciao, belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.